Sindaco D'Alessio, prima di tutto oggi c'è stata questa bella inaugurazione della chiesa, della statua dedicata a San Modestino. Era scomparsa, l'avete ritrovata dopo tanto tempo, quindi è un giorno di festa. Sì, è un giorno di festa, un giorno di festa. Un giorno di festa importante per la città di Mercogliano. Allora, tubo di baci, a chi lo regaliamo? Visto che lei è tifoso, a chi lo regaliamo un bacio? Alla proprietà della US Avellino, che ci ha scontata. Che ci dà la possibilità di permanere già nel calcio che conta, e credo che possa anche darci qualche soddisfazione. A chi lo regaliamo questo bacio? A mia moglie. A sua moglie, che è vicina a lei, tra l'altro. Ma nell'ambito, ecco qua, signora, suo marito le ha regalato un bacio, tra poco glielo doniamo, ma nell'ambito sportivo, so che lei è un grande era un grande tifoso della Scandone, però segue... Mio figlio! Anche lei. Ma nell'Avellino, a chi lo vogliamo regalare nell'Avellino Calcio un bacio? Perché siamo tutti un po' tesi, un po'... raddolciamoci tutti. Ma forse è meglio se lo regaliamo all'allenatore. Ma sicuramente alla proprietà, perché chiaramente sta facendo un bel lavoro e ha prospettive importanti di un rilancio del calcio che conta, e sicuramente a loro e poi anche alla squadra, perché comunque, anche se ha cominciato in maniera non proprio brillantissima, si è ripresa, siamo in una posizione che possiamo lottare ancora per il primo posto. Hai regalato qualcosa alla tua fidanzata? Baci? Regalati? No, non baci, perché fanno ingrassare. E che cosa le hai regalato? Fiori, vabbè, sempre un bel gesto. Sì. Senti, nell'Avellino, a chi regaliamo un bacio Perugino? Nell'Avellino Calcio? Nell'Avellino Calcio. Al portiere? Le regaliamolo a tutti, No, un nome, dai, un calciatore, dai, un calciatore... No, calciatore a non... A Carriera, a Canutè, no, che hanno segnato. Canutè, è un... Un buon giocatore, e mi è piaciuto molto anche la dedica che ha fatto alla tifosa scomparsa. Non segui di niente, non segui il calcio, non sai maniero, no, attaccante dell'Avellino. No, vabbè, però mi dispiace. Sì, credo che bisogna un poco buttare acqua sul fuoco, insomma. Allora, diciamo che tutti abbiamo bisogno di dolci. Beh, io per la giornalisti, verità, tifosi, no, tutti. Io per grazie a Dio no, perché mantengo sempre un poco la linea. Molto equilibrato. No, molto, non credo di avere quell'umore di creare confusioni. Il presidente, ma per la stima e il rispetto, sì, che provo per lui. Ce la fa l'Avellino quest'anno? Sì, penso di sì. È convinto? Sì. Convinto. Ce la può fare.